E signori miei, benvenuti nella parte numero 3 di Watch Dogs 2. Ho fatto un po' di esplorazione, un po' di raccolta oggetti, perché adesso andiamo a fare l'operazione secondaria, che dovrebbe essere la seconda, se non vado male, di questa storia. Perché non mi fai sfondare la grata, brutto infame, grazie. E si chiamerà La Pagherai Cara. Non ci provare, testina di cazzo, non ci provare. Ho perso il contatto. Ecco, meglio così. Vabbè, se ce la facciamo, ragazzi, a giro di questa motina molto... una vespina, un piaggio, andiamo ad hackerare la casa di Bobo Dex, il famoso rapper. In realtà non è la casa di Bobo Dex, è di quello che gli ha ciulato tutti i dischi. Infatti già si sente la musica. Io non vorrei fosse una ravvietata, sai? Ok, quindi? Ho una canzone di Bobo che nessuno ha mai sentito. Come procede il collage? Yo, sono Bobo Dex, zio! Minchia! Allora, come contattiamo Carcani? Entro nella sua villa. È vero, Jim Carcani, adesso dovremmo entrare nella sua villa e farci un po' di ossa. Allora, credo che la pistola silenziosa schifo non avrebbe fatto. Credo che non sia proprio vicinissima. Ah, è qua. Ah, allora, famosi HP. Oh, allora. Tutte queste 2600 cose che non mi servono, mi devi portare laggiù. Basta. Non devi fare altro, Fra. Non devi fare altro. Comunque, andiamoci a prendere una macchinella. E laggiù ne vedo una anche piuttosto velocina, se posso permettermi di dire così. La Peppa, signori. Oggi va di lusso, dai, oggi va di lusso. Togli da coglioni, proprio così, perché... perché mi va? R3, ok. I comandi di guida sono praticamente cambiati ogni Watch Dogs, fantastico. Anyway, la pagherai cara. Sta attento, gnè. Questa dovrebbe essere la villa di Jim Carcani. C'è il server remoto. Dov'è il server remoto? Qua. Ok, perfetto. Ok, le ombre ravvicinate potevano essere fatte meglio, però gioco del 2016. Un pochino ti si perdona, dai. Intrusione rilevata. Oh, eccolo lì. Parte lo scherzo al Pharma Clown. 1 miliardo di reddito, ma pigli anche i soldi, no? Carica virus. Carica virus. Solo qua? Peccato. E chiama. Pronto? Bella. Sono Bobo Dex. Bella. Chi parla? Ehi, zio, sono Bobo Dex. Porca troia. Sono un tuo fan, mi chiami per la mia offerta? Sì, ho scritto dei pezzi da paura. Davvero? Fantastico! Già. Vorrei tanto vedere questo Bobo Dex, davvero. Mi fai sentire? Vita e morte, triste sorte, rompi cazzo dappertutto. Sono facciola di brutto, non sei l'eroe di questa storia. Non è per te tutta la gloria. Vai a quel paese, di che ti manda Bobo. Merda, da panico. Questo è un rap degno di Scary Movie. L'esclusiva, vero? E sapete benissimo a quale scena mi sto riferendo, non c'è bisogno che ve lo dica. Perché so che voi siete bravi e lo sapete. Quindi, bene così. Certo. Dimmi come vuoi che te le dia. Contanti. Ah, ecco. È il tuo conto? Già. Invio e confermo. Tutto fatto. Sono carico a molla, zio. Per me è un sogno. Zio. Sono Bobo Dex. Che?
Dicono che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, ma lui si è fatto a immagine di Bobo. Ah. Ma di cosa parli? Ehi, zio, sono Bobo Dax. No. No. No, 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 no. Ma che cazzo? L'inno dell'Unione Europea. Andiamo, che mi state facendo? Perché a me? Dai! Non sono cattivo! Sono solo affari! Devo pensare agli azionisti! Godo. Non è che adesso mi inseguono, vero? No. Easy. 14.000 follower per sta cagata, minchia. Ehi, ragazzi. Ha appena donato 20 milioni alla ricerca sulla leucemia. No, ma hanno visto. Ehi, ce l'hai? Anche a 20 milioni l'avete tolto. Ehi, complimenti. Ci segnalano un sospetto della vostra zona. È stata inviata una volante per cercare il sospetto. Sta uscendo dalla strada. Dobbiamo fermarlo. Centrale, mandate i soccorsi. Agenti a terra. Ahia, adesso dobbiamo scappare dalla polizia, con la S, polizia. Lo fermerò io. Va bene, fermami allora. Se c'è il coraggio mi fermerai. Minchia, due riquadrati per sta cagata qui. Dai che neutralizzo un altro. No! Fuori un altro. Serve subito un'ambulanza sul posto. Non è che sto sprecando tutto il botnet che ho. Cazzo, vabbè. Dobbiamo fermarlo, guida come un criminale. Tre. Ma vaffanculo, vabbè. Centrale qui. Di qua. Siamo sul posto, sospetto localizzato. Come localizzato? Ma tua madre. Ragazzi, sta diventando un... fermiamolo. Per aver rubato una macchina, dai. Non siete fiscali però. Non c'è neanche l'abilità di bloccare. L'ho portato da questa parte. Gli elicotteri, che palle. Bravo Marcus, il numero di follower cresce in fretta. Quanti di loro ci danno accesso ai propri computer? Tutti quanti, è questo il punto. Abbiamo più potenza di calcolo. Abbiamo una rete di computer che ci rende più forti. Stiamo creando un nostro cloud gigante. Ma la gente firma un contratto? Affido al DedSec il mio processore? Siamo chiari. Sanno prima di installare l'app che utilizzeremo la loro potenza di calcolo. Ma non tocchiamo i dati personali. Si fidano molto. La Silicon Valley ucciderebbe per entrare in quei PC. La raccolta di dati privati è alla base del loro successo. Ma noi non rubiamo quei dati, amico. Per questo la gente si unisce a noi. Per alzare la voce contro i tecnocrati. Sospetto non può essere lontano. Va bene, non ci fossimo fatti inseguire, non ci sarebbe stata questa chiamata. E ragazzi, io vi saluto in questo bordello assoluto qua. Me la risolverò da solo e buona. Ci si vede alla prossima, la parte numero 4.